come dire, non ci si vede, siamo bloccati nelle nostre case, ormai osserviamo il mondo da un oblò, mi verrebbe di dire, e niente, quindi mi sembrava una cosa carina rivederci e scambiare due chiacchiere su un argomento che ora più che mai è attuale. Due sono le principali domande che ci stiamo ponendo ormai da diversi giorni, e sono una, quando questa emergenza finirà, l'altra, quando quindi saremo pronti a ripartire. E allora mi sono chiesta: ma siamo davvero pronti a ripartire? Allora, con me ho voluto altre due ospiti, due colleghe, nonché amiche, che scambieranno insieme a me e a noi tutti, perché vi chiedo di intervenire, e quindi anche magari per dire se la pensate come noi o diversamente da noi. Sarà un piacere potervi rispondere. Ho chiamato con me due amiche, come vi dicevo, e ve le mostro subito. Cominciamo con lei. Ciao, ciao a tutti, sono Claudia. Ciao, Ciao Vane. Claudia. Ciao, presentati. Allora, Claudia, fondatrice dello studio di progettazione stile stiloso che da anni porta avanti gli allestimenti per la Design Week e poi da un anno a questa parte cofondatrice del progetto Style & Suite per l'allestimento e la progettazione di strutture ricettive a livello nazionale in questo momento. Quindi tutti gli alberghi, i boutique hotel soprattutto, che sul territorio nazionale vogliono dare una rinfrescata o creare quell'esperienzialità che potrebbe dare quel quid in più. Bene, bene. Infatti ho voluto te perché, insomma, per vedere un attimino questo discorso del come ripartire un po' a 360 gradi. Assolutamente. grazie. Chiamo insieme a noi anche lei. Ciao, ciao Vanessa, ciao a tutti, ciao Claudia. Ciao. Nonostante la distanza ci si becca grazie alle tecnologie, nonostante tutto. Ciao a tutti, allora io sono Virginie Simonet, sono un interior designer, mi occupo di personalizzare le case delle persone e a furia di poi fotografare i lavori che ho fatto, i miei lavori per pubblicizzarmi, sono diventata anche fotografa di interni, quindi mi occupo di due cose sempre riguardanti alla casa, due cose diverse. Benissimo. Ragazze, la prima cosa che mi viene da chiedervi è come state, e come va dalle vostre parti, visto che non siete nel territorio abruzzese. Assolutamente, io in diretta dalla Lombardia, però non sono a casa a Milano, ho scelto di passare la quarantena in campagna dai miei genitori nella provincia di Varese, perché ovviamente mi sembrava giusto così, loro uscissero il meno possibile. La situazione qua non è drammatica come in altre zone della Lombardia, detto questo, noi avendo l'obbligo delle mascherine anche per andare a far uscire il cane per far pipì, insomma, la situazione è comunque abbastanza allarmante. Da te, Virgi. Beh, io invece sono dal Piemonte, in Alessandria per l'esattezza, e che dire, qui anche non abbiamo ancora l'obbligo di mascherine per tutto, sicuramente per andare nei negozi sì, però direi che al momento per uscire il cane, con il cane no. Ma arriverà sicuramente, suppongo che possa anche essere corretto, perché no?
Io sono nella periferia della città, quindi qui devo essere sincero, mi sembra di essere in campagna, vedo e noto poco, insomma, la riesco a vivere bene, posso dirla tutta. Devo dire che sì, anche per quanto mi riguarda, l'osservatorio da cui vi parlo è, direi, privilegiato, nel senso che ho la fortuna di vivere al mare e quindi di respirare, oltre che un'aria buona, anche proprio una pace e una tranquillità e un'armonia di colori che ora più che mai è meravigliosa. Cioè un ritorno alle origini, sembra quasi. E detto ciò, però, certamente anche da noi sicuramente la situazione non è affatto carina, assolutamente. Cioè, comunque anche nella nostra regione le conseguenze di questo benedetto coronavirus, ahimè, si sentono. E proprio, diciamo, partendo da questo, cioè dall'attualità, no? Dal fatto che mi verrebbe da dire che siamo stati sbalzati improvvisamente nel futuro, cioè non so se siete d'accordo con me, ma insomma è come se questo grosso trauma che stiamo vivendo ci stia in qualche modo preparando e ci stia balzando direttamente nel futuro. Cioè, io la sto vedendo così, per tutta una serie di ragioni, vero? Cioè, no, io posso dirti dalla mia che ho fatto una circa 3 settimane di stallo totale lavorativo, che ti dico ero anche un po' preoccupata, a detta tutta. Questa settimana è stata una settimana all'insegna del super lavoro, cioè la voglia comunque di ritornare a lavorare c'è, pian pianino, con i giusti accorgimenti, con le restrizioni che ci daranno, indiscutibilmente. Però ti dico, a inizio settimana ho avuto una chiacchierata con i project manager di Sina, che è la fiera, quella sul turismo, e assieme al SANE, al TTG, per ottobre, dove ovviamente si parlava della voglia di riscattarsi, della voglia di ritornare a lavorare, della voglia di comunque mettersi in gioco con strumenti assolutamente che devono essere nuovi, con nuovi accorgimenti, con un nuovo palinsesto anche di contenuti che non possono essere assolutamente quelli pre-coronavirus. Però detto questo, esatto, ho ricevuto anche per altri eventi su Milano, gli accorgimenti si stanno pensando, le restrizioni saranno molte, ci saranno molte regole, molte code, le fiere probabilmente si allargheranno, si allungheranno, scusatemi, quindi magari 3 giorni diventano 6, però la voglia di tornare comunque, non dico come era prima, ma almeno migliorarsi per ritornare a lavorare c'è assolutamente. Io ho riscontrato questo dalla mia. Sì, verissimo, verissimo. C'è una voglia di ripartire enorme, c'è un'energia che sta circolando nelle mura domestiche, che ha bisogno di sfogare, ha bisogno di incanalarsi e canalizzarsi in qualche modo nella maniera migliore, no? Virgi, per quanto ti riguarda, è così. Guarda. È così, è così, e come, perché come diceva Claudia, anch'io all'inizio del coronavirus, insomma, di tutto questo pasticcio, lavoro poco, ma adesso ho un sacco di richieste, di consulenze, perché la gente sta riscoprendo la casa, per forza di cose, no? Stando H24 chiusi in casa, la sta riscoprendo, mentre prima la vivevamo magari solo per mangiare e dormire, perché eravamo fuori tutto il giorno a lavorare, ora la stiamo riscoprendo. E quindi c'è chi ha voglia di cambiarla totalmente, chi ha voglia di dargli solo una sistemata, chi vorrebbe bruciare via tutto e cambiare casa. E
e questo poi lo vedremo cosa succederà, però insomma c'è voglia, come c'è anche voglia di ripartire, di insomma si avvicina anche la bella stagione, diciamoci la verità, la gente ha anche voglia di uscire di casa e di andare magari in vacanza e potersi coccolare un po' fuori dalla casa. Infatti sono cambiate le esigenze, quindi quella che era la nostra normalità è qualcosa che è sfumata, no? E quindi adesso ci troviamo a fare i conti con una realtà molto, molto diversa, vuoi anche per il fatto che comunque condividiamo insieme con tutta la famiglia contemporaneamente tutta la giornata, e quindi la casa stessa non è più, come dire, il luogo dove si tornava, si mangiava e poi si andava a dormire per molti, no? È diventata adesso luogo di lavoro, cioè è diventata luogo dove ritagliarsi il momento per la formazione propria e dei propri figli, è diventato il luogo dove divertirsi, intrattenersi, e quindi sicuramente sì, sono cambiate le esigenze e sono cambiate anche le abitudini, le nostre abitudini, no? Mi verrebbe anche quasi da dire che siamo diventati paradossalmente forse anche più operativi di prima, nel senso che, non lo so, vuoi o non vuoi, il digitale ci sta aiutando tantissimo, cioè la realtà digitale ci sta aiutando tantissimo, quindi credo di non essere smentita nel momento in cui dico che obiettivamente forse lavoriamo anche di più. Può essere, può essere. Ecco, e detto questo, leggevo proprio un sondaggio che è stato realizzato da immobiliare.it proprio ieri, che parla della casa, ovviamente, e fa tutta una serie di riferimenti a percentuali di interesse e percentuali relative, insomma, ai futuri possibili comportamenti di noi italiani rispetto alla realtà immobiliare. E la cosa che mi ha colpito è il titolo, cioè la casa resta, lo leggo perché comunque me lo sono scritto per non sbagliare, resta un bene rifugio. Meno di una persona su tre pensa di rimandarne l'acquisto. Quindi hai ragione, Virginia, nel dire che sicuramente attorno al mondo casa c'è ancora tanto interesse, no? Sono cambiate però anche, sono cambiati anche i modelli comunicativi. Anche noi adesso stiamo parlando e stiamo comunicando anche con i nostri follower, con i nostri amici, stiamo comunicando attraverso il web, attraverso i social, quindi veramente stanno cambiando le esigenze, cambiando le abitudini, cambiando i nostri modelli comunicativi, no? Il nostro modo di parlare sta cambiando. Vero? Allora, per quanto mi riguarda, per fare un accenno anche al panorama immobiliare, giusto per dare anche, comunque mi sembra giusto, due cifre, giusto per dire, siamo sul pezzo. Allora, indiscutibilmente il primo decreto Conte ha dato la possibilità agli italiani che avevano degli atti di compravendita di poterli annullare. Detto questo, ad oggi più di 20.000 atti di compravendita, quindi i famosi preliminari, sono stati annullati. Cosa vuol dire questo? Che in una proiezione di queste 2 o 3 settimane che siamo passati in quarantena, non si può dire che il mercato immobiliare comunque abbia avuto un leggero declino. Dati, meno 7% Milano, meno 12% su Roma, prendendo ovviamente le due città più grandi. Perché di meno Milano? Perché comunque Milano ha degli investitori, dei finanziatori esteri che la fanno da padrona, e quindi per ovvi motivi. Detto questo, però, c'è anche da dire un'altra cosa.
che i mutui che verranno elargiti finita questo questa fase 1 saranno così bassi e i tassi saranno così ai minimi storici, non è dal 2002 che li vediamo, che la possibilità quindi di acquistare casa sarà un modo per agevolare l'italiano che vuole farlo, che sia la prima casa, che sia la casa per i figli, che sia cambiare casa propria prendendola più grande. Perché no? E quindi, insomma, possiamo dire che se il mercato sta rispondendo, tanto che le proiezioni potrebbero essere dello 0,5 in più, quindi un aumento dei prezzi, io direi che bisogna iniziare il più presto possibile a poter interfacciarsi con il proprio target di riferimento e quindi cercare coloro che vogliono vendere di far vendere, coloro che vogliono acquistare di farli acquistare e coloro che cercano un affitto, perché comunque la mobilità del lavoro richiede anche molto l'affitto, può essere un inizio. E perché non farli in quarantena ora che siamo a casa? Con quali strumenti potremmo farlo? A proposito di quest'ultima cosa che dicevi, legata agli affitti, credo anche che riscopriremo, perché di fatto quello sta succedendo, anche la capacità concreta di poter lavorare a distanza e quindi sicuramente chi magari ha sempre avuto l'amore per la natura e per un certo ritmo di vita, bioritmo di vita, sicuramente oggi più di ieri è nelle condizioni di poter fare scelte diverse. Quindi sicuramente io credo si apre un nuovo panorama e quindi una nuova potenziale richiesta anche su questo fronte, no? E non è una cosa da poco, nel senso che molti, io personalmente, vabbè, ho fatto la scelta di venire a vivere al mare, perciò per me è stato proprio un cambio radicale, però sicuramente sapere che oggi si può fare, si può lavorare anche a distanza, ci mette nelle condizioni di dire va bene, probabilmente, molto probabilmente orienterò il mio interesse verso una casa in campagna, in periferia, in una zona residenziale piuttosto che, quindi sicuramente ci sarà anche questo fenomeno. Virgi, tu come la vedi? E poi di conseguenza anche una certa tipologia di case, no? Nel senso, fino a pre-corona probabilmente le case molto, molto piccole o piccole erano quelle prescelte, perché sono quelle che più facilmente troviamo magari nei centri città. Ma anche e soprattutto perché sono anche più comode da pulire, voglio dire, eravamo fuori tutto il giorno, vuoi mettere, anche esatto. Questo era uno dei motivi per cui valutavamo la casa, no? La comodità anche di poterla sistemare obiettivamente, velocemente, perché sono fuori sono fuori tutto il giorno, o libero sì e no, per chi era così fortunato il sabato e la domenica, non ho voglia di passarci il sabato e la domenica a pulire casa, obiettivamente. Adesso con lo smart working, con il fatto che appunto non solo noi abbiamo scoperto di riuscire a lavorare a casa, ma anche le aziende scoprono che magari, come dicevi prima, si lavora di più, quindi l'azienda vede che il suo dipendente è più produttivo da casa, per dirci, lo fa stare a casa. Cioè, secondo me questa cosa qui verrà rivista completamente da noi, ma dalle aziende, e quindi questo creerà delle esigenze completamente diverse in noi. Quindi ci sarà quello che vorrà comunque la casa piccola, ma ci sarà quello che ha bisogno di quella stanza in più, perché caspita, appunto, ho bisogno dello studio, perché banalmente fino a ieri lo studio magari non ci abbiamo pensato e adesso ci ritroviamo con tutti i fogli, il nostro computer sul tavolo della cucina, quando è ora di cucinare, via, pronti, devo spostare tutto, ed è una bella scocciatura, obiettivamente. Cosa che voglio dire non si abbina e non si lega con la professionalità,
e quindi cosa che deve essere assolutamente poi rivista. Esatto, secondo me la gente adesso da casa sta rivalutando il proprio alloggio, la propria casa, in base alle esigenze nuove che si sono create, nuove che si creeranno, no? Ritornando, perché adesso magari hanno un'idea, poi nel momento in cui tornano devono ritornare per forza in ufficio, no? Perché c'è chi non può, non potrà fare smart working, però insomma comunque abbiamo riscoperto la casa, abbiamo riscoperto che in casa ci sappiamo stare, che tutto sommato, vabbè, l'obbligo dà fastidio a chiunque, quindi ci dà fastidio perché siamo obbligati, ma tutto sommato non ci dispiace, e quindi è probabile che ci sarà gente che vorrà cambiare in più grande, vorrà cambiare perché la zona non è più quella adatta, insomma. Secondo me il mercato comunque potrà avere un bel po' di gioco dopo per questa cosa. Infatti, diciamo, sono due le ipotesi, no? Gli scenari ipotizzabili. Uno, che è quello che ci vede andare incontro a una vera e propria recessione, e l'altro invece di chi pensa che ci possa essere una vera rinascita e che quindi si possa veramente ripartire alla grande, mi verrebbe di dire, no? Cioè, perciò sicuramente questo è qualcosa che osserveremo e che poi dipenderà anche dalle scelte di chi sta sopra di noi, no? Perché certamente le scelte poi del governo saranno determinanti, molto determinanti ai fini della ripresa. Detto ciò, vedevo sempre tra le percentuali che immobiliare.it citava che tipo il 30% degli intervistati comunque non abbandona l'idea di comprare casa, quindi nel senso l'ha soltanto posticipata, e quindi questo ci pone nella condizione di essere ancora più attenti al come presentiamo gli immobili e a come li comunichiamo e quindi inevitabilmente anche a come li prepariamo, no? Cioè, quindi se banalmente prima potevamo dare per scontato che gli immobili si vendessero da soli, banalmente, perché insomma non è così, non è certo la strada percorribile, la strada migliore, oggi più che mai il supporto di addetti ai lavori, di persone che seguano l'immobile dall'inizio fino alla fine è indispensabile, no? Guarda, io sono dell'idea che probabilmente un minimo di recessione in Italia ci sarà. Detto questo, è palese che i colossi, i grandi, saranno quelli che si salvano. Però non è mica detto che il pesce grande deve sempre mangiare per forza solo il pesce piccolo. Quindi, in una visione comunque ottimistica e rosea, perché bisogna guardare al futuro in modo ottimale e non in modo apocalittico, perché altrimenti già siamo costretti in casa, e quindi le visioni devono essere realistiche, però rimboccandosi le maniche. Quindi, in ogni ambito ci devono essere degli strumenti, dei metodi, qualcosa, inventarsi qualcosa per farsi di poter lavorare anche adesso. Ti faccio banalmente un esempio a livello della recettività. Un'agenzia di viaggi di Torino, ad esempio, si è inventata questi voucher di vacanza dicendo questo progetto si chiama Viaggio per l'Italia. Se tu compri questo voucher da questa agenzia da 150 euro, 50 vengono donati in beneficenza. Quindi è un modo per far sì di rimanere in mente alle persone che in questo momento sono in quarantena, però nello stesso tempo fare del bene, e poi una volta che si esce, si lavora. La stessa cosa, banalmente, a livello immobiliare, dovrebbero farla gli addetti del settore. Ora, io non sono esattamente adesso, in questo momento, in questi anni, nel settore proprio immobiliare. Però, voi due che siete un pochino più avvezze, come la vedete un video per spiegare meglio l'immobile?
Cioè, non sto dicendo che l'home staging o una ristrutturazione fatta bene o uno shooting fotografico non siano giusti, ma se vogliamo parlare di strumenti avvenieristici, pionieri per il futuro, come lo vedete il video? Guarda, rispondo subito a questa domanda, perché lo vediamo, lo vedo molto bene personalmente, nel senso che io da prima che scoppiasse questa tragica emergenza, avevo, come dire, intuito, capito l'importanza del video, ma più che altro l'importanza di trovare un nuovo modo di comunicare, no? Cioè un modo per riuscire ad avvicinarmi ancora di più a chi mi segue e a chi ci segue, voglio dire, attraverso il video in qualche modo riesco a creare e a raccontare una storia. Ovviamente nella maggior parte dei casi si tratta di una storia che ha come protagonista la casa, però è sicuramente uno strumento che ho scelto per supportare le agenzie immobiliari con le quali collaboro e che ha trovato un bellissimo riscontro, nel senso che arriva immediatamente e quindi non hai bisogno di tanti fronzoli, di tante parole, di tante spiegazioni, perché io ti ci porto dentro, quindi chiunque deve vendere casa o si trova ad avere a che fare col prodotto casa, con la promozione di un prodotto casa, sicuramente attraverso questo mio supporto può, come dire, in qualche modo avvantaggiarsi, no? Può essere aiutato. Il fatto di raccontare una storia, vuoi perché vai a cogliere i dettagli di una casa, vuoi perché vai a evidenziare quei punti di forza della casa, insomma, la musica, non dimentichiamoci della musica, elemento fondamentale, no? Che io inserisco sempre proprio perché aiuta a calarsi in quella realtà e quindi a ritrovare il proprio nido. Sono tutte cose che creano un'esperienza e quindi le trovo indispensabili. Oggi ancora più di ieri, cioè se ieri erano strumenti avanguardistici, oggi che siamo già nel futuro, come dire, diventano la regola, diventano un must, no? Ma se mi permetti ti dirò di più. Allora, io prima di questa cosa avevo cominciato ad affiancare anch'io i video alla fotografia, perché ovviamente sono sempre dell'idea che il video ti porta, no, con l'emozione, come dicevi tu, la musica, il tutto ti emoziona, ti crea una curiosità sulla casa e vuoi saperne di più. Vuoi saperne di più, ti troverai delle fotografie che devono essere, adesso non è più, non possiamo più vedere le fotografie che vedevamo fino all'altro giorno, non è più pensabile. Vabbè, di là che mi viene l'orticaria, ma è una cosa... Assolutamente, assolutamente. Questo nell'immobiliare, ma nelle anche, se vogliamo, alberghi, strutture ricettive di qualunque tipo. Cioè, hai voglia! Ecco, vabbè, a me viene l'orticaria a prescindere perché deformazione professionale, ma va bene. A parte questo, io lo sto proponendo anch'io, no? Con la fotografia. Però io lo stavo usando e lo continuo a usare anche per far conoscere me. E secondo me in questo momento è molto importante, anche perché se tu adesso non puoi andare ad acquisire fisicamente la casa, o comunque diventa più complicato, adesso io non so con esattezza come funziona, però se io sto o cercando casa o poi la vorrò vendere, nel frattempo starò cercando la persona con cui io voglio interagire.
Quindi se io ti vedo e capisco che posso avere fiducia in te, perché mi ispiri fiducia, non solo con i post, non solo con le fotografie, non solo con tutto. Io ho un canale YouTube dove banalmente il mio blog lo faccio anche a vlog, lo leggo, lo dico, ma perché la gente può vedere Virginie. Quindi non è solo quello che dico, che magari è interessante, magari non sempre, però insomma uno vede Virginie e capisce se Virginie può piacere oppure no. Quindi il video, oltre che al prodotto, anche per la persona. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Infatti tra nell'ambito di quel discorso che facevamo all'inizio, no? È cambiata la comunicazione e quindi a 360 gradi è cambiata, nel senso che deve cambiare l'atteggiamento oggi più che mai verso la presentazione di ciò che tra virgolette si vende e la presentazione di se stessi, perché oggi c'è bisogno di ritornare alle origini, alle cose semplici, siamo ritornati alle cose semplici, siamo ritornati proprio a interessarci delle nostre vite, delle nostre persone, delle nostre esperienze. Voglio dire, tutto quello che sta accadendo non deve succedere per caso, nel senso, tutte le persone anche che stanno andando via non devono andare via senza lasciarci una testimonianza. Quindi sicuramente imparare e darselo come obbligo quello di presentarsi e di presentarsi sempre meglio è un obiettivo auspicabile. Credo che sia insomma uno degli obiettivi più imminenti che ci dobbiamo porre, no? Anche perché se siamo tornati a fare il pane e la pizza fatta in casa, perché non possiamo tornare ai vecchi sani valori della fiducia e dell'etica? Non dico della moralità, perché magari è too much, ma almeno della professionalità, io direi che ci potrebbe stare. Tra le altre cose, io voglio mettervela un attimino anche su un piano un pochino di provocazione per sapere la vostra idea e tutto. Io sono arrivata alla conclusione che fondamentalmente, e adesso vi faccio gli esempi spalmati su tutti i tre ambiti in cui lavoriamo. Allora, quest'anno per Alberti indicativamente avrà perdita 85-55% per quest'estate. Quindi l'albergatore o l'imprenditore nel settore alberghiero, chiamiamolo come vogliamo, deve inventarsi qualcosa. E cos'è quel inventarsi qualcosa? È dare quel plus, però che diventa quest'estate, se vuole eventualmente che qualcuno venga a trovarlo nella sua struttura, perché ricordiamoci che quest'estate sarà solo ed esclusivamente un turismo a livello nazionale. Quindi il perché devo scegliere la tua struttura? Non perché deve essere una guerra al ribasso nei prezzi, ma deve essere un quid, un plus, un qualcosa, un'esperienzialità che sia, che però non viene più considerata come guardate che è una figata. No, deve essere la standardizzazione quest'estate. E la stessa cosa vale nel mercato immobiliare per la casa. Che tu la voglia vendere da privato o che tu la voglia vendere attraverso un'agenzia, quest'anno, finita tutta questa fase 1 e nell'entrata di questa fase 2, fantomatica fase 2 che aspettiamo probabilmente dal 4 di maggio come se fosse la manna dal cielo, tutti questi strumenti, queste novità che il tecnico ma anche il privato va a dare al proprio immobile, sarà l'unico modo per far sì che dall'altra parte venga scelto lui e il proprio immobile e non una casa X, come quello che si diceva prima di un albergo X, voglio andare in Romagna, prendo un albergo X. No, vengo da te perché mi dai questo. Compro casa tua perché quello che prima era considerato un plus
ad oggi deve diventare una standardizzazione, cioè non è più per, come per un albergo avere una stella in più, ma non perderla, è diverso, cioè è l'approccio diverso. Cosa ne pensate voi? Allora Claudia, è così, nel senso che sicuramente, come anticipavi tu, il fenomeno turistico sarà prevalentemente prettamente italiano, quindi faremo i conti con una clientela che è particolarmente esigente, perché noi italiani siamo esigenti, non ce n'è, non ce n'è. Siamo gli stranieri. Ecco, sentivo qualche giorno fa in televisione una roba del tipo che gli stranieri vengono in Italia per i ristoranti, no? Ho sentito questa cosa qua. Sicuramente vengono anche per altre robe, però questa cosa dei ristoranti incide moltissimo. E quindi, ritornando al discorso, dovendoci preparare a, dovendosi le strutture alberghiere, ricettive, ristorative, Lorenzo in generale, porre attenzione a questa nuova esperienza, ma non perché prima non ci fossero turisti italiani in giro nelle nostre città, assolutamente, ma semplicemente perché adesso diventerà proprio un fenomeno importante, no? Dal punto di vista dei numeri, sicuramente dovrà fare i conti con quello che appunto dicevi tu prima, cioè la trovo una cosa assolutamente doverosa. Cioè, noi italiani siamo abituati ad andare all'estero perché? Perché magari a parità di costi abbiamo molti più servizi. A parità di servizi costa meno. O a parità di servizi costa meno. Quindi questo deve farci riflettere, ma non ci deve fare riflettere tra un mese, ora. Ma ci deve fare riflettere ora. Perché comunque negli standard ci dovrà essere una qualità del servizio, una qualità dell'immagine, una qualità anche della comunicazione, cioè di come si propone il prodotto, il pacchetto, no? Sul web, cioè se non si capisce questa roba qua sarà un problema. Sarà un problema. Esatto, perché noi comunque dobbiamo non dimenticarci che, ahimè, il coronavirus ha portato dei morti e quindi delle case sfitte che diventeranno seconde case per gli eredi, e quindi la scelta della microrecettività potrebbe essere una soluzione. Tu, Virgi, cosa ne pensi? Ah, io sono assolutamente d'accordo, anche perché se no se le metti in vendita comunque la domanda, scusate, il contrario, l'offerta incrementa e non sappiamo come andrà la domanda, quindi utilizzare queste seconde case per la microrecettività potrebbe essere assolutamente una soluzione, ma va studiata in maniera corretta, perché come dici tu, cioè, diciamocela chiaro, non basta più avere una casa ordinata e pulita con un letto, una cucina e fine del discorso. No, non basterà più, bisognerà studiarla in secondo del target che più verosimilmente utilizzerà quello stile di casa. Io per esempio sono specializzata nella psicologia della casa, ovviamente lo faccio per la persona o la famiglia che vivrà quella casa lì. Per una casa che diventerà microricettiva, ovviamente non sarà così personalizzata, ma sarà personalizzata sul target, famiglie, coppie, amici, no? In questo modo qui c'è comunque una sorta di personalizzazione e una psicologia, chiamiamola così. E se tu ti prepari oggi con un buon progetto, adesso non puoi uscire e fare, siamo d'accordo, ma tu cominci a progettare oggi, cominci a dire che stai progettando, che vuoi migliorare, insomma ti fai vedere in questo modo, crei fiducia, come abbiamo detto prima, se progetti adesso hai il tempo di farlo per bene e con consapevolezza, nel momento in cui riparti in 4 e 4 8 i lavori poi sono fatti, se è tutto chiaro.
Esatto. Assolutamente, tant'è che, come dicevi tu, questo è il momento anche per ascoltare le esigenze, no? Perché forse l'errore più frequente è quello di mettere mano a fare le cose senza poi interrogarsi sul perché sto facendo così o perché magari non fare in un'altra maniera. Quindi sicuramente è il momento migliore per ascoltare le specifiche esigenze di ciascuno e ragionare e studiare le soluzioni migliori per poi rispondere al meglio dopo. Perché tra l'altro mi sembra, Claudia, che in ambito ricettivo probabilmente cambieranno un po' di robe, o no? Assolutamente, si parlava, come dicevo, inizio settimana con gli organizzatori del SIA e tra gli albergatori si stanno già muovendo perché per quanto riguarda la colazione a buffet, con le restrizioni della fase 2 sarà impossibile. Quindi la normalità della struttura ricettiva sarà quella di dare la colazione in camera per ovvi motivi. E quindi ritorniamo a dire che un plus deve diventare quell'uso comune da quest'anno per far sì che le persone sappiano di non dover fare la coda e prendere il biglietto per far colazione, ma possano farla in camera loro, comodi, comodi e coccolati. Perché se noi vogliamo andare in ferie quest'estate e farci coccolare, è impossibile che io mi faccia un'ora e mezza di coda per bere un cappuccino. E quindi queste sono quegli accorgimenti che bisogna adesso pensare per rimodernizzarsi, cioè non si parla per forza di ristrutturazione tipo l'hotel Senato a Milano che durante la quarantena è rientrato tutto e l'ha rifatto. Si può parlare anche di un minimo maquillage a livello del settore Horeca per apportare gli accorgimenti che servono per le restrizioni da Covid e poi perché per non migliorare l'esperienzialità del soggiorno del nostro cliente. Non trovo nulla di sbagliato in questo, senza fare una guerra al ribasso nei prezzi. E la stessa cosa va affrontata sul mercato immobiliare o nella propria casa. Sì, perché tra l'altro in ambito più strettamente immobiliare, diciamo, circola la possibilità, l'idea che i prezzi delle case post-coronavirus, come dire, crolleranno, scenderanno, quindi le case, l'immobile si deprezzerà. Questa è una delle cose che circola negli ambienti, no? E quindi chiaramente questo si trasforma anche in uno dei principali timori da parte di chi deve acquistare casa e dice: aspetta un attimo, ma non è che adesso arrivano e fanno man bassa, oppure adesso mi tirano le orecchie, no? Perché tanto sanno che voglio dire che alla fine cederò, no? Quindi questo è uno dei timori, scusate, prima ho detto perché acquista casa, no, volevo dire per i proprietari di casa, perché è chiaro che vedere il proprio immobile, già sappiamo, no, che ognuno tiene al proprio immobile, comunque sia, ognuno l'ha acquistato chi più chi meno con tanti sacrifici, e quindi vederlo svilire e deprezzarsi a seguito di una roba come questa che si chiama coronavirus, insomma, certamente pone qualche problema e qualche difficoltà e qualche quindi nuova esigenza. Perciò a maggior ragione avere delle risposte anche per queste persone sarà fondamentale, cioè mettere queste persone al riparo da speculazioni di prezzo potrebbe essere una cosa molto molto utile, molto molto importante.
Poi ripeto, ci sono case e case, quindi sicuramente ci saranno case che avranno necessità di interventi un attimino più incisivi, ci saranno case dove magari la presentazione o la preparazione richiederà meno sforzi, no? Quindi ci saranno situazioni diverse, ma andranno valutate poi di volta in volta. Sicuramente, però diciamo una cosa, che se già prima si faceva difficoltà, oggi la casa della nonna, chiamiamola così con tutto il rispetto per le nonne, e io le lovo moltissimo, ne ho due ancora anche di ultra novantenni, e quindi per carità, ma la classica casa della nonna, così com'è, così come la sta vivendo la nonna, non è possibile venderlo, o meglio, lo puoi fare sapendo che ci metterai tanto e sapendo che sicuramente si abbasserà il prezzo su questo. Ecco, già prima del coronavirus erano più difficili da vendere queste case qui, ma ovviamente alla fine si riusciva in qualche modo probabilmente, però adesso sarà ancora molto più difficile, perché quelli che vorranno cambiare, comprare, adesso che hanno riscoperto la casa faranno ancora più attenzione nella ricerca e tra virgolette hanno tempo, perché abbiamo riscoperto anche un po' il tempo, quindi faranno più attenzione, quindi andranno col lanternino a cercare e la prima cosa che vedranno non sarà solo la casa, ma anche chi gli propone la casa, come dicevamo prima. Avere fiducia nella persona che mi sta vendendo casa, che mi sta proponendo la casa, privato o ovviamente agente immobiliare, e quindi essere tranquillo di potermi fidare, perché se mi dice che quello è il valore di casa mia, quello lo è, non mi sta cercando di fregare in qualche modo, che è quello che dicevi tu prima. Quindi ecco che però bisogna farlo ora, perché la gente che vuol vendere casa e o che sta cercando casa adesso sta già guardando. Esatto, poi se vogliamo proprio dirla tutta, e noi italiani siamo famosi per questa cosa, se abbiamo quella coccola in più, quel 0, qualcosa in più sulla casa, siamo anche disposti a pagarlo, però ci vuole la coccola. Cioè non devo essere preso in giro, mi devo fidare, cioè se mi metto nelle mani di qualcuno, che sia l'immobiliarista o il privato, devo capire che dall'altra parte c'è una persona che non mi vuole accoltellare appena mi giro, e allora sono anche disposto a spendere quelle 2, 3, 4 mila euro in più, cioè non è più quello che fa la scelta della casa, ma è ben altro. Esatto, siamo disposti. E quindi torniamo veramente ai valori. E allora, se vogliamo dire che questo coronavirus è questa quarantena, sia un po' come una possibilità di risorgere dalle nostre ceneri come la Fenice, io direi che sarebbe il caso di farlo. Cosa ne dite? Lo facciamo? Risorgiamo. Risorgiamo. Assolutamente sì, e direi che sarà uno dei principali scopi, no? di tutti quanti, credo di tutti quanti e di tutte le categorie soprattutto interessate, sia esercenti, sia ristoratori, sia proprietari di immobili, tutte le categorie, agenzie immobiliari, strutture ricettive e quant'altro. Quindi sicuramente per essere pronti a ripartire, mi sento di dire che bisogna oggi da subito agire e mettersi nelle condizioni di poter poi essere veramente altamente performanti dopo, perché saremo tutti un po' più umani, però saremo anche tutti un po' più attenti, e questo farà sì che chi avrà dato importanza e avrà dato valore alla riflessione, all'analisi, all'autocritica e a tutto, e si sarà messo in moto, sarà destinato a vincere e ad essere competitivo. Ragazze, io vi ringrazio per questa
per questa diretta, per aver condiviso con me questi argomenti. Sarebbe bello rivederci, magari anche entrando ancora un po' più nel merito, nel dettaglio di alcuni dei temi che abbiamo affrontato oggi. Ragazzi, potrebbe diventare una rubrica settimanale, perché no? Piacere, poi se chi ci sta seguendo ci darà un feedback sul scontro, sarà veramente un piacere poter esaudire questo desiderio. Io vi ringrazio, Claudia. Grazie a te, Vanessa. Un buon proseguimento di giornata. Ciao. 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 Ciao, ciao. Allora, io vi ringrazio per esserci stati e per aver seguito questa diretta. Come ho detto poco fa, niente, è il momento di darci da fare, ora più di prima, e di rimboccarci le maniche. Perciò mi sento di dire ci vediamo settimana prossima per un nuovo appuntamento. Grazie a tutti e buona serata.